dal mio Pilates, ben arrivati alla lezione di stretching e mobilità articolare. Ci servirà una fascetta elastica, come vedi già posizionata, ma in realtà per la parte finale, quindi iniziamo dai piedi. Molto bene. Lasciamo le gambe leggermente separate, diciamo stabili l'appoggio poco più delle anche, tutto il corpo fermo e andiamo a riscaldare le articolazioni partendo dall'alto con le rotazioni del capo a destra e a sinistra per sollecitare le vertebre cervicali del tratto medio e del tratto basso. Nel frattempo pensa di allungare la colonna come se un filo invisibile, mentre esegui questo movimento di rotazione, continui ad allungare la tua colonna verso l'alto. In rotazione ti accorgi che il movimento migliora. Te ne accorgi perché riesci a vedere sempre qualcosa di più. Mi raccomando, senza muovere le spalle. A questo punto facciamo partire tre ampie circonduzioni del capo in un senso e poi nell'altro. Giù, sempre ferme le spalle, ferma la schiena. Due. Tre. Fantastico. Dall'altra parte. Inspiro salendo. Fuori l'aria giù. Inspiro su. Fuori giù. Inspiro su. E fuori l'aria giù. Molto bene. Sciogliamo a questo punto le spalle con tre ampi cerchi. Uno, due, tre. Faccio l'altro giro. Uno, due, tre. Fantastico. Ora immagina di lasciare ferma la lunghezza proprio del collo ed esercita come una flesso estensione della parte alta del corpo. Ti ricordi quel movimento dove lasci ferma la parte media e bassa del collo e ti muovi solo nella parte, l'attaccatura proprio del cranio al tratto cervicale. La stessa cosa su quest'altro piano di lavoro, inclino appena appena la testa da un lato e penso di tirare su il lato opposto. Molto bene. Voilà. Fantastico. Ora distendo le braccia in avanti, inspirando penso di toccare un punto in avanti con la punta delle mani, fuori l'aria chiudo le scapole dietro. Inspiro mi allungo, espiro mi accorcio dietro le scapole. Inspiro mi allungo, espiro mi accorcio. La stessa cosa con le braccia fuori. Inspiro, mi allungo e soprattutto sento l'accorciamento e da qui esagero l'apertura delle scapole, quasi ho la sensazione di mettermi gobba, gobba con la schiena e voilà giù. Scarico un attimino le braccia, mi sposto in avanti perché dobbiamo elevare le braccia verso il soffitto e mi allungo prima con una mano poi con l'altra su. Attenzione, non è una flessione laterale, eh? Vedi che il lato che viene allungato resta sulla verticale, mi tiro, mi tiro, mi tiro, mi tiro, tiro, tiro e giù. Posiziono le mani sopra le spalle e con i gomiti disegno 5 ampi cerchi. 1, 2, 3, 4, 5. Faccio l'altro giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Sciolgo un attimo le braccia e faccio 5 ampie circonduzioni con il braccio destro disteso. 1, 2, 3, grande il cerchio, 4, 5.
cambio l'altro giro, scusami, l'altro braccio, uno, due, tre, quattro, cinque, tre volte con tutte e due le braccia assieme, uno, due, tre, cambia il giro, tutte e due le braccia assieme, uno, due, tre. Lascio cadere bene le braccia, le sciolgo, immagino di avere dell'acqua proprio da togliere dalla punta delle dita delle mani e lascio scrollare bene. Fantastico. Intreccio le dita delle mani e faccio dei movimenti di rotazioni che vanno a sciogliere polsi e in parte le dita. Cambio il giro, faccio una sorta di retromarcia. Ok, cambia l'accavallamento delle dita delle mani, non sembra, ma d'abitudine mettiamo sempre lo stesso intreccio delle dita, cambialo, metti l'indice o il mignolo, lo sfasi di uno, cambio l'altro giro indietro e di nuovo sciolgo bene. Voilà, solo per i polsi, braccia distese, faccio il polso flex in un senso e nell'altro, fermi immobili le braccia, eh? Tac. Tac, tac, tac. Faccio il pugno chiuso e faccio la stessa cosa. Ah, dietro. Ossigenati bene. Molto bene. Sciolgo di nuovo. Preparo le braccia fuori quasi all'orizzontale e tipo, ti ricordi Totò? Facciamo dei cerchi attorno ai gomiti. È proprio l'avambraccio che disegna un cerchio. Uno, due, tre, quattro, cinque. L'altro giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. E quindi di nuovo scarico bene le braccia, scarico bene il collo. Molto bene. Ora passiamo al bacino, la schiena e la gabbia toracica li trattiamo meglio poi. Intanto mi sposto con il bacino a destra e a sinistra. Pensa che la colonna continua ad allungare verso l'alto, non perché deve puntare alla verticale, perché vedi che si inclina, però l'importante è che il movimento nasce perché sposto il bacino e la colonna si impegna a rimanere diritta sopra e quindi avviene, vedi questo movimento nello spazio, ma perché è la base del bacino che si muove. Quindi fai fare al bacino un ampio cerchio sopra all'area dell'appoggio dei piedi. Ossigenati bene. Dall'altra parte. Molto bene. Ora carica la gamba destra e facciamo la stessa cosa, dei cerchi sopra all'area del piede destro. Uno, due, tre. Eseguo l'altro giro. Uno, due, tre. Cambio gamba. Va, tre ampi cerchi. Uno, due e tre. Dall'altra parte, uno, due, grande, grande, grande e tre. Fantastico. Unisco le gambe, le piego, metto le mani sopra le ginocchia, schiena diritta, piccole sollecitazioni per le ginocchia, 1, 2, 3, 4, 5, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, sposto le ginocchia poco a destra, poco a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dritta la schiena, 8, 9, 10, 7,
Separo l'appoggio dei piedi, ancora piegate sulle ginocchia, convergo un po' e divergo, convergo un po' e divergo, convergo un po' e divergo, divergo e piccoli cerchi in senso inverso. 1, 2, schiena diritta, 3, 4, 5, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, posizione eretta del busto, del tronco, dell'intera statura. Facciamo piede che appoggia sull'esterno e sull'interno. Peso all'esterno, interno, esterno, interno, esterno, interno, esterno, interno, esterno, interno, esterno, interno, esterno, mi fermo al centro e da qui apro bene le dita dei piedi, ok? Aprile proprio come fosse un ventaglio, poi chiudo, 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 apro, apro, apro le dita dei piedi e le chiudo, le chiudo, le chiudo, apro, chiudo, apro, un po' come se volessi raccogliere due penne con le dita, chiudo, apro, chiudo, apro, le lascio ben aperte, sento bene il metatarso, la caviglia neutra, a metà tra appoggio esternamente e internamente, e dalle dita dei piedi e metatarsi spingo in alto i talloni e giù, 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 spingo in alto i talloni e giù. Gambe divaricate, una mano resta al fianco, mi allungo bene con il braccio destro e vado in flessione laterale. Le gambe restano ferme, ben piazzato il bacino, non mi devo spostare, perlomeno non ancora. E ritorno. Dall'altra parte mi allungo, flessione laterale, il busto resta ben aperto. E ritorno. E dall'altra apro, allungo, torno. Apro, allungo, torno, apro, allungo, torno, mi fletto sempre un po' di più, voilà, voilà, molto bene. Ora una volta a destra, resta e a questo punto spingi il bacino e vai più giù, lascia scendere bene anche la testa, tirati bene. Attenzione al ritorno, sarà prima con il braccio e quindi lentamente con il resto. Dall'altra parte, flessione laterale del busto e quindi lascio intanto cadere bene la testa, mi sbilancio a sinistra, quindi con la mano proprio agevola il bacino spingendolo, petto aperto, lascia che la gravità tiri in giù la testa e il braccio. Quindi fai risalire prima il braccio, lentamente il resto. Molto, molto bene. La stai un po' piegata ora sulle ginocchia. Lanciamo le braccia in questo movimento di twist. Infatti le braccia, più rendo, diciamo, ampio questo lancio di braccia, più gira anche il torso. Il busto, scusami, il bacino resta fermo, non è una rotazione per capirsi di tutto il corpo, ben ferme le anche. Ossigenati bene nel mentre allunghi la colonna. Fantastico. Lascio le gambe leggermente separate e piegate, scendi snocciolando la colonna, vertebra dopo vertebra, lasciami le gambe un po' piegate, agganci le mani alle caviglie, ti tiri bene giù, ti avvicini alle gambe e al pavimento con la sommità della testa, resta con le gambe piegate di poco e risali lentamente. Su, l'ultima a salire sarà la testa. Intreccia le dita delle mani, ok? Palmi in avanti, palmi in alto, levando le braccia, tirati bene, un po' come se facessi un grandissimo sbadiglio e fuori l'aria, mi piego sulle ginocchia
E ancora una volta scendo, mi tiro e risalgo piano. Voilà, ancora intreccio le dita delle mani, mi distendo come ho fatto prima. Questa volta andiamo a mettere le mani sull'incavo della piega dei pantaloni. Ci pieghiamo in un semisquat, ci appoggiamo ai femori stessi. Premiamo in giù i femori come per elevarci di più e creare lunghezza nella nostra colonna. Da una parte le mani, i talloni delle mani premono in giù i femori, dall'altra con la nuca mi auto allungo e piano esco da questa posizione che andrò a ripetere. Inspiro una grande distensione di tutto il corpo. E quindi mani sull'incavo delle anche, premo i femori in giù, pensa che il coccige venga tirato in giù, la nuca in su, creo autoallungamento nella colonna. E piano lascio questa posizione. Ora metto la mano destra sul costato destro. Ok, spingo, è la mano che spinge il costato, ok, verso il lato opposto e ritorno. Null'altro si muove, cerca, ovvio, un po' la colonna, però cerca di spingere e mobilizzare solo la gabbia toracica. Cambio, mano sinistra sull'emitorace sinistro, è la mano che spinge il costato e ritorno. Spingo il costato. E ritorno, spingo il costato verso la direzione opposta e ritorno. Cambio ancora mano destra sul costato destro. Fai attenzione, adesso è il costato che spinge via la mano. Ok? Quindi con la mano fai un po' di pressione, Premi un po' contro il costato e quindi è il costato che spinge via la mano. Uno. 2, 3, dall'altra parte appoggia il cosiddetto tallone della mano sul costato lateralmente e vai, spingo via il costato, torno, spingo via il costato, torno. Ok, dall'altra parte ancora. Ora usami bene anche la respirazione, esegui la spinta delle costole verso la mano. Inspirando, quindi sommiamo la forza del respiro convogliato qui nell'emitorace destro e la spinta delle costole. Ok? Vai, 3 volte. Ancora uno. Cambio, metto bene il tallone della mano contro il costato, respiro più spinta delle costole contro le mani, quindi la mano fa già un po' di pressione. Vai. Ultimo. Molto bene. Ora, con le gambe divaricate e un po' piegate, mi tieni il bacino retroverso, quindi coccige in sotto, glutei contratti, ok? Mani sui fianchi. Inspirando, cerca di aprire il petto verso l'alto, di tirare proprio su come se ti tirassero lo sterno. Inspirando e fuori, lascio. Prepara bene il bacino retroverso in questo caso, ok? Vai. Apro bene il petto, le prime costole in alto. Ancora una. Molto bene. Ora appoggio le mani sulle ginocchia, la schiena parte, anzi fai pure la stessa posa di prima con i talloni delle mani qui vicino alle anche.
spingi il costato in alto, come se ti volessi ingobbire. Ah, sì, ce la facciamo anche qua. Meglio qua perché c'è anche una bella facilitazione per l'autoallungamento. Non si vede molto, eh? Convoglia l'aria nel dorso. Ancora. Ultimo. Spingi l'aria che respiri verso la gobba, per capirsi. Fantastico. Molto bene. Ora quello che ti chiedo è di far fare alla gabbia toracica una sorta di rotazione. Tu pensa che la testa rimanga ferma, il bacino resta fermo, cioè, ed è la gabbia toracica che ruota nel mezzo, ok? Puoi tenere le mani sul costato. Partiamo con la gabbia sinistra, in avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, ancora un giro. Molto bene. Dall'altra parte, quindi parto con il costato spinto a destra, vado in avanti, di lato, dietro e ritorno a destra, avanti, sinistra, dietro, destra, avanti, sinistra, dietro e destra. Molto bene, ora ci portiamo a terra sul tappetino, ok? E continuiamo con il lavoro di mobilità della gabbia toracica e delle costole attraverso movimenti e respirazioni. Preparati, non ti sdraiare, scusami, non so se ti ho fatto sdraiare, in posizione di quadrupedia. Hai presente gli ultimi movimenti che abbiamo fatto quando ti chiedevo di spingere il costato verso destra? Ecco, prima c'erano le mani giusto che ci aiutavano, adesso le mani sono impegnate a sostenerci, quindi pensa di lasciare ferme immobili le gambe, le braccia, la schiena è sostanzialmente diritta, ok? Non devo lasciar cedere la colonna lombare in questo modo. Spingo il costato a destra e sinistra. C'è poco visibile, eh? È questo e questo, d'accordo? È un micro movimento. Aiutati con il respiro, inspirando, apro le emitorace sinistro, fuori torno al centro, inspirando emitorace destro, fuori torno al centro. Ancora, alterniamo destra e sinistra, unitamente al respiro. Vedi che la colonna è sempre su un piano orizzontale, dall'altra. Un altro a sinistra, un altro a destra. Molto bene, fantastico. Ora imprimi una leggera retroversione al bacino, quindi vedi vado con il coccige appena in sotto, lascio scendere bene il petto, il costato verso il pavimento e ritorno su quello che è la linea orizzontale, ok? Tre volte assieme, inspiro, apro mantenendo la retroversione del bacino, l'addome si scava profondamente e ritorno, inspiro, il petto, la gabbia toracica proprio scende e ritorno, ancora uno e ritorno. Ora prova, non dico ad inarcare, però a spingere proprio il coccige in su, ok? Cerca di mantenere il coccige in su e spingi il costato dorsale in alto, come per aprire bene la gabbia toracica e l'area delle scapole e ritorno. Coccige, diciamo, non esageratamente spinto in su, leggermente, parto da una posizione considerabile come neutra, ok? La mantengo anche durante la spinta della gabbia toracica in su. Concentrati tre volte con la respirazione, porto il respiro, il movimento del dorso in alto. Fuori, torno.
Molto bene, ci rilassiamo un attimino sedendoci con i glutei sui talloni, fronte a terra e mi distendo per bene. Tirati. Fantastico. Torniamo nella posizione di quadrupedia, spalle ancora sopra le mani. Ora facciamo fare alla gabbia toracica, è presente quello che abbiamo fatto da in piedi, una sorta di circonduzione, eh? La faremo anche qui, siamo in quadrupedia, Cambia un po' anche la percezione della gravità, ovviamente. Allora, partiamo in posizione neutrale, partiamo con una spinta del costato a destra come punto d'inizio e quindi scendo in basso. Risalgo a sinistra, spingo in alto e eccomi ancora a destra. E uno, e due, e tre. E cambio, parto a sinistra, in basso, destra e su. E vai, uno, due, tre, molto bene. E voilà, mi siedo con i glutei sui talloni, appoggio la fronte a terra e mi distendo bene. Fantastico, ci mettiamo sdraiati, sdraiate seduta pancia in su. Okay. Non abbiamo ancora finito con l'argomento respiro gabbia toracica. Allora, ti chiedo di alzare un braccio e di lasciarlo rilassato di lato. Con la mano opposta vai intanto a frizionare bene l'area del costato, quindi con la mano sinistra friziono il costato destro, ok? E vado a individuare un costato inferiore, medio, alto. Quasi vicino a contatto dell'ascella. Parto da quello basso, faccio due respiri qua, pensando di convogliare il respiro dove ho la mano, ok? La mano può fare una leggera pressione, respiro e costole cercano di spingere via le mani due volte. Direziona proprio il respiro. Ancora. Ancora uno, facciamone tre, così piacevole. Fantastico. Spostiamo la mano a metà, tre volte qui. Senti bene proprio la mano, premila un po', tre respiri qui. Ancora uno. Fantastico. Eleva la mano, abbraccia l'emitorace destro alto, sei in prossimità dell'ascella. Chiaramente le costole, prime due o tre costole sono talmente profonde che insomma è difficile prenderle. Comunque pensa di intercettare i lobi dei polmoni alti e le costole alte. Tre volendo, se non ti dà fastidio. Puoi andare con le mani all'interno del cavo ascellare alla ricerca delle ossa. Quelle sono proprio le prime costole. Provaci se non ti dà noia, altrimenti immagina la parte alta, il lobo superiore sì, polpaccio, del polmone. Tre volte qui respiro. Convoglio qui il mio respiro. Senti come ti segue il respiro. Sembra strano, né? Ma senti tutto il corpo che un po' ti segue. Nella tua intenzione di respirare qui, dove hai la mano. Molto bene. E rilasso un attimino le braccia. Prima di passare all'altro lato, ti chiedo di inspirare con la schiena. Che cosa vuol dire? Che quando respiri,
Devi sentire premere a terra l'area dorsale, ok? Provaci tre volte. Ancora. Espandi bene tutte le costole, è difficile ovviamente arrivare in alto, ma cerca di portare proprio su tutto il dorso. Spalma bene tutto il respiro. Ancora uno. Rilassa le spalle. Molto bene. Dall'altra parte mi giro. Eleva l'altro braccio, friziona il costato. Vai a individuare i tre emitoraci, cioè l'emitorace è uno, inferiore, medio, alto. Quello alto lo possiamo sentire così e se non ci dà noia, levando un po' col braccio, entriamo con le dita nelle cavo ascellare. Torno nell'emitorace sinistro, basso, inferiore, tre respiri qui. Con la mano premo un po' il costato, quindi quando inspiro, costole e respiro aiutano a spingere via la mano. Fantastico. Cambio a metà. Direzione del respiro qui, dove senti il contatto mano-costole. La mano preme un po', si fa sentire di più e rilasso. Ancora uno. Molto bene. Elevo, puoi tenere la mano aperta vicino in prossimità del cavo ascellare oppure entrare con le dita, intercetti le prime costole, due respiri qua. Tre, scusami, anche facciamo pari all'altro lato. Lascia le spalle rilassate. Molto bene. Braccia lungo i fianchi. Come prima, cerco il respiro costale posteriore. Tre volte, premo il dorso, premo il dorso contro il mat. Cerca di capire se riesci a spalmare tutto, lato destro, sinistro, spalle rilassate, dal basso, proprio dalle prime costole in basso. Inevitabile, cioè quelle alte sono ovviamente difficili da appoggiare, però pensa di espandere con il respiro, di espandere il volume della gabbia dietro. Rilassa la gola, le spalle. Ancora uno. Molto bene. Ora con le mani, allora vedi, intraruoto le spalle e vado ad appoggiare le mani sull'incavo delle anche. Faccio un po' di pressione come per spingere via i femori. Alzo i gomiti nel senso, penso di volerli unire, azione assolutamente improbabile, però la tendenza è quella, quindi c'è una sorta di chiusura, ok? Inspirando, allarga più che puoi l'area fra le scapole dietro, lascia pure che le spalle un po' si sollevino, aumenta l'intrarotazione e fuori l'aria, rilasso, inspiro. Intraruoto, apro bene il costato, l'area fra le scapole, quindi il costato intermedio alto e lascio, ancora uno. E lascio. Ora punto i gomiti a terra. Lascio l'osso sacro in appoggio, l'area della nuca. Mi stacco invece con il dorso e con le scapole da terra. Imprimo una leggera retroversione al bacino per creare un appoggio, altrimenti diventa un arco ad ampio raggio, invece deve essere proprio solo il costato che si stacca. Scapole e costole. Premo, mi aiuto con i gomiti premendo a terra. Inspira.
Apri bene le costole in avanti, le restringi dietro e fuori l'aria, rilasso. Ancora. Mi aiuta il respiro, la direzione di movimento, osso sacro giù, premo gomiti a terra e ancora uno. E rilasso. Molto bene. Porto le ginocchia al petto, mi sollevo con la testa e con le spalle, lentamente salgo in posizione seduta e vado ad abbracciare salda strettamente i miei femori. Ora, quando inspiri, pensa proprio di gonfiare il costato dietro, il dorso. Appoggia il mento sulle ginocchia, spalle giù, rilassate. Ancora. Il contatto petto-femori impedisce che la respirazione avvenga in avanti, quindi inevitabilmente dietro. Vado a muovere bene le costole attraverso il respiro. Fantastico. Torno giù a terra. Allunga bene la colonna, tieni le mani sopra l'area delle ginocchia, i piedi che restano uniti, le mani guidano dei cerchi in senso opposto alle ginocchia. Uno, due, tre, quattro, cinque, faccio l'altro giro, uno, due, tre, quattro, 5, gambe unite assieme, le sposto un po' qua a destra e un po' qua a sinistra. Appoggia a terra i piedi, gambe leggermente separate, spingi in alto il bacino inspirando e fuori l'aria, piano, scendo. Ancora, inspiro su. E fuori l'aria, piano, scendo ancora. Molto bene. Prendiamo la fascetta, distendiamo un attimo le gambe con lo stretching. Prova a mettere tutti e due i piedi, a reggere bene la fascetta e tieni proprio anche con la forza di fascia e braccia le gambe, schiena giù, mento allungato. Ora, se non riesci a stendere le gambe sulla verticale, tienile un po' in avanti, contanto hai la fascetta che un po' ti aiuta, giusto? Tira la punta dei piedi in giù, mento abbassato, allungati bene. E prova via via a portare le gambe sulla verticale anche oltre, lasciando l'osso sacro giù. Bene, il mento giù, schiena aderente. Ora mi lasci solo la gamba destra, la sinistra la lasci stesa giù, unisci le estremità e le tieni con la mano destra, quindi la stessa della gamba. Porta la gamba un po' a sinistra senza alzare il gluteo. E quindi alza un po' col gluteo e prosegui con un leggero twist anche della colonna. Tiro bene la gamba, la sostengo. La gamba è totalmente passiva, ovviamente è il braccio, attraverso anche la fascia, che dà sostegno alla posizione. E ritorno piano dall'altra parte. Mi giro io.
Ripartiamo da tutte e due le gambe insieme. Dopo ricordiamoci di lasciare la sinistra, ovviamente. Tutte e due le gambe tese, i piedi flex. Se ce la fai sulla verticale, bene, altrimenti lasciale scendere un po', purché tese, purché l'osso sacro sia giù, i piedi siano flex, colonna aderente mento giù. Molto bene, lascio solo la gamba sinistra, la destra la abbasso, trovo anche qui l'inclinazione, quindi gamba tesa, possibilmente sulla verticale, giusto? Tesa con il piede a martello, vado ad unire le due estremità, le tengo con la mano sinistra, quindi gamba e braccio sono uguali, inclino internamente la gamba senza staccare il gluteo di terra. Resto qualche respiro e mi ossigeno. Fantastico. Quindi proseguo nel twist sollevando il gluteo. E piano torno, lascio da parte la fascia, unisco la pianta dei piedi, lascio scendere le ginocchia, imposto il bacino in retroversione, quindi tutto il sacro in appoggio, il coccige guarda in su, tratto lombare ben appoggiato a terra. Braccia distese con i palmi in giù, le mani appoggiano laddove le vado a toccare le cosce e cerco di premere un pochino. Da una parte ho la resistenza del bacino in retroversione, dall'altra la spinta in basso delle mani contro le cosce che si lasciano tirare verso il basso e aprire per distendere l'interno coscia, aprire bene le anche. Vai da sotto le cosce per chiudere, porta il ginocchio destro flesso al petto, vai a prendere il piede all'interno, vedi con la mano rivolta all'esterno, quindi palmo che guarda fuori, prendo la parte del lato alluce del piede, giusto? E cerco di aprire, da una parte apro fuori il ginocchio sinistro e dall'altra la gamba. E quindi ritorno, apro, mi aiuto anche con l'altra mano ad abbassare bene la coscia sinistra, apro e ritorno, fantastico, sull'altra gamba, vai con la mano sinistra a prendere l'interno del piede, gira la mano in modo che il palmo guardi fuori, prendo il lato alluce, osso sacro giù piantato, cerco di aprire e questa mano mi aiuta ad aprire l'altra e anche a creare una sorta di equilibrio ponderale, quindi apro. Vai. E chiudo, scuoto un po' le gambe, molto bene, andiamo sul fianco, molto lentamente operiamo per risalire.
Eccoci qua. Oggi abbiamo fatto un lavoro un po' diverso per le costole, eh? Attraverso il respiro e il movimento dovreste sentire un respiro un po' più libero, oltre che mobilizzata un po' di più la schiena. Bene, detto questo, io vi ringrazio. Se avete ancora del tempo potete e volete rilassarvi, potete fare detox, la lezione detox, oppure completare con lo stretching muscolare puro, quindi sarebbe un ottimo completamento, perché chiaramente flessibilità e mobilità sono due cose molto 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 connesse, eh? E, oppure se volete lavorare un po' più attivamente potete fare sempre in maniera, diciamo, calma, tranquilla, però ipopressiva o pilates per i glutei con il cerchietto, per esempio, mentre altre lezioni tipo total body training, brucia grassi, insomma, sono un po' più dinamiche, ecco, un po' più intense. Bene, detto questo, vi aspetto presto per una prossima lezione e vi ringrazio. Un bacio.